dai. La testa dell'uncino, direttamente morto, guarda. Anche l'Anderson ha voglia di giocare a sta mappa, probabilmente. Tutti fuori, sono spawnati. No, spawnati dentro. Scherzavo. E niente. Dove vai, Leon? Davanti alla mia faccia. Vieni a morire subito. A me va bene. Non puoi doggiarmi il mio Miley. Qualcuno viene a fare il save? Qualcun altro? Barbecue totalmente pointless sta mappa, però vabbè. Non vedo l'ora del perk dell'alien per... Ma non si è spostato neanche. Non era male, quello che ho fatto adoggiare, però tanto era morta comunque. Ho fatto perdere solo qualche secondo in più. Niente di grave. Getting wrecked. Yes, like, devo caricare prima. È stato un mio errore questo. Grazie ragazzi. 360 no scope. Magari. Se avessi caricato prima l'avrei ucciso adesso, però... Close. Sento qualcuno corrermi sopra, credo. Ho premuto spazio per saltare, vi dico solo questo. Quanto sarebbe bello poter saltare per vedere le cose? Mi sembrava che stesse andando di là, non dentro, per questo stavo tenendo l'accetta, se no l'avrei usato subito. Poi mi sono reso conto troppo tardi che stava uscendo dalla porta verso di me. Non capivo dove cazzo fosse andato. Non c'è Lux davanti. Ogni tanto spawnano proprio lì davanti. Peccato. Dove saranno a fare il gen? La domanda principale adesso è questa. Qualcuno è qui? Qualcuno è passato di qui di recente? Perché ho visto gli scratch marks che non erano del Leon. Adesso carichiamo e vediamo. Che lancia via pure all'RPG. Sì, sarebbe bello avere un Nemesis con un RPG, effettivamente. Forse è un po' broken, eh. Però sapevo che c'era ancora qualcuno lì intorno. Ma quella era Afk. C'ha il corvo sopra, vuol dire che era sì Afk. Wait. Cos'è successo? Non è più Afk, a un certo punto non è neanche più ferita. Sono rimasto un attimino confuso. Scambio dei corpi hanno fatto. Tecnica ninja, che cazzo ne so io. Qua il palazzo è quando devo buttare il pallet, appena finisce, quando il killer in pratica si può muovere. Nell'istante in cui il killer si può muovere devi droppare il pallet. Proviamo a tagliargli la strada di qua. Non è andata bene. Perché sono usciti. Brutta gente che c'è in giro. What? Gli ho tirato in mezzo, non ci voglio credere.
Sbagliato. Oid, buonasera, benvenuto tra i serpentelli. Spero che ti troverai bene qui con noi. Yes. Ciao Ada, buonasera caro, benvenuto, come stai? Certo che avete un'inventiva con i nomi che è terrificante alcune volte, ragazzi, ve lo dico. Già nel mirino, sì, esatto. Ops. Fuck, non mi ha proprio qualcosa. Stasera Mommy Antras. Vabbè, è un game. È stata avvoticchiata. A sto punto aspettiamo second stage. Sì, una magia un po' bannabile, leggerlo al contrario, però... Poi davvero save. Ha portato uno di loro, poi... o loro o uno degli altri Leon. Tanto littiamo, loro vanno a curarsi. Mi sono comprato il piramide e devo dire che mi ricorda moltissimo il demo che non ho. Consigli? Come fare a ricordarti il demo, il piramide, che non c'entra assolutamente niente, Slendy? Ah, era solo una meme perché non hai, volevi dire che non avevi il demo che te lo devo comprare? Consigli? Comunque usa il potere solo quando sei sicuro di fare l'hit. O quando lo zoni. Non farlo, non spammare l'M2. Molto spesso devi semplicemente usare l'M2 per passare sotto un pallet. Un attimo. E poi togli la spada dal terreno e gli fai un M1 e lo tiri giù. Tipo qua, perché lo costringi a skippare il pallet in pratica. Fuck. Volevo tirarlo giù di M2 perché così perdevo meno tempo per proseguire al Chase. Butto fuori. Gli ho preso il tallone, credo di averlo hittato. Tutti con la tecnica di moltiplicazione. Sì. Dal primo all'ultimo. Ci sono due Lin e due Fang che si scambiano così. E entrano dalla porta e riescono istantaneamente diversi. Tanto scam. Credo di avergli preso il tallone in realtà. Non era così tanto scam. Però un po' sì. Un po' sempre. L'Antras comunque con i suoi hit è sempre un po' scam. Madonna, sti cosi. Oh, un boon, mio. Voglio un edit della scena di Fang con la musica di Naruto quando usa le tecniche. Il tallone di Leon is the new tallone di Achille. Ma non ho capito perché la Fang era afka a un certo punto. Ah, questi avevano patto di sangue. Ma non avevano il 3%. Oddio, questi volevano fare quello che volevo fare io. Questi volevano fare quello che volevo fare io. Ecco perché andavano in giro. Erano straveloci con patto di sangue.
Lavoro di squadra è meglio in due. Però non avevano for the people, quindi non sarebbe un cazzo sta cosa. DS, boh. DS per prendersi l'ossessione.